Mister Massimiliano Cossari, allenatore della Maroni, oggi sapevate che era una partita molto importante, eravate contro l'Euro Girifalco, secondo in classifica. Come avete visto la partita? No, sì, sicuramente eravamo consapevoli della forza dell'Euro Girifalco, che è secondo in classifica, merita i punti che ha, quindi sapevamo che era una partita molto difficile. Io faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo migliorare su alcune cose, però sicuramente su alcune situazioni di gioco bisogna migliorare, quindi abbiamo creato diverse palle gol nel primo tempo e purtroppo non siamo riusciti a metterla dentro, quindi alcune palle gol clamorose, purtroppo non siamo riusciti a metterla dentro. Nel secondo tempo abbiamo cercato di vincere comunque lo stesso la partita, perché eravamo venuti comunque lo stesso per vincere noi, non ci siamo riusciti. L'Euro Girifalco ha trovato un gol su una palla sporca, delle palle sporche in aria, è riuscito a portarsi in vantaggio. Abbiamo cercato di sforzarci per trovare questo pareggio, non ci siamo riusciti. Ci dà soddisfazione comunque il fatto che comunque l'Euro fino alla fine siamo rimasti in partita e ha attuato tutte le strategie possibili per cercare di rompere il ritmo e di portare a casa i tre punti. Sono comunque soddisfatto della mia squadra, della prestazione, e faccio comunque i complimenti all'Euro, che ha fatto, anche loro hanno fatto una bellissima partita, quindi secondo, dal mio punto di vista, è stata una bellissima partita, anche corretta. Mister Giampa, oggi era una gara sicuramente difficile, anche perché l'Euro Girifalco affrontava la Maroni, in una squadra che dall'inizio del campionato fino ad oggi ha migliorato molto. Però l'Euro Girifalco sì, ha vinto, però ha avuto molte occasioni sprecate. Come mai questo? No, come hai detto bene tu, loro è una squadra in crescita che nel giro di ritorno ha fatto benissimo. Lì sono rientrati giocatori importanti, quindi si stanno tirando fuori dalla zona critica. Noi, io devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi c'era pure gente che non giocava da tanto tempo, eravamo rimaneggiati, però chi ha giocato ha fatto la sua parte, non ha fatto sentire l'assenza di altri giocatori che fino adesso hanno giocato, quindi sono contento dei miei giocatori, della prestazione che hanno fatto tutti quanti, perché hanno fatto una pressione da squadra. Non era facile, perché in questo derby non abbiamo chiuso la partita, quindi se non chiudi la partita è sempre aperta anche per pareggiare, però non posso rimproverare niente ai miei. Da questa vittoria l'Euro Girifalco è già pronto per affrontare i playoff, però se ci fosse una debolezza nelle altre squadre, arrivasse anche prima, come preparerà la squadra anche in vista proprio delle ultime partite, quindi siamo vicino alla chiusura? Sì, no, noi facciamo come tutte le settimane, quindi per adesso cerchiamo di fare il massimo, perché sappiamo che se facciamo 6 punti possiamo arrivare a più 10 sulla terza. Se questo non c'è, ci prepariamo per fare questi playoff in casa e aspettiamo la vincente tra Mortilla e San Pietro.